No, ma adesso basta, veramente, non se ne può più. Ma ti rendi conto? Ma non siamo mica figli di Tim Cook o di Steve Jobs, eh? Cioè, ma non è possibile andare avanti così. Adesso basta. E prima l'iPhone, e poi il Mac, e poi l'iPad, e poi l'Apple Watch, e poi l'iPod. Adesso pure gli AirPods Pro 2. Basta, veramente, non se ne può più. Ma ti rendi conto che dove andiamo a finire? Abbiamo un sacco di spese da fare, da sostenere. Amici di Dottora Politalia, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlare di loro, ovvero gli AirPods Pro 2. Molti di voi magari si chiederanno: vale davvero la pena passare dagli AirPods di prima generazione a quelli di seconda generazione? Entrambi presentano un'estetica pressoché identica, ma la seconda generazione ha features migliorate. Quindi quello che davvero ci si può chiedere è: ha senso fare l'upgrade? Partiamo dal design. Purtroppo non ci sono cambiamenti con il modello del 2019, nessuna nuova colorazione o un'estetica senza steli o differente rispetto al modello precedente. La custodia di ricarica però presenta un foro laterale per attaccarci un cordino, ovviamente venduto separatamente. Puoi mica includere un accessorio in omaggio nella confezione, il cui costo di produzione è pari a un centesimo? Nella parte inferiore presenta degli speaker con altoparlanti progettati per emettere suoni in caso di smarrimento delle cuffiette stesse e avvisarci sia quando sono scariche che quando vengono messe sotto carica, con suoni differenti per tonalità e intensità. Il chip Apple H2 introduce sostanzialmente una migliore riduzione del rumore, una qualità sonora aggiornata e un'autonomia decisamente sorprendente. Si arriva all'incirca fino a 6 ore con la riduzione del rumore attiva che, combinata con la custodia, dà un'autonomia di 30 ore complessive. In dotazione nella confezione, oltre al cavo di ricarica USB-C Lightning, troviamo anche i gommini di ricambio per gli in-ear con una taglia aggiuntiva rispetto al modello precedente, ovvero la XS. L'equalizzazione adattiva fa sì che il suono degli AirPods Pro 2 si adatti perfettamente alle orecchie degli utenti, grazie anche all'audio spaziale personalizzato con rilevamento dinamico della testa, attivabile dall'impostazione dedicata. La custodia di ricarica è compatibile con la ricarica MagSafe e anche con il pad di ricarica per Apple Watch. Una feature decisamente interessante perché ci evita di portare con noi in viaggio più di un caricatore. Il chip U1 è stato inserito all'interno della custodia di ricarica, così che possa venire ritrovata grazie alla funzione dell'app Dov'è, con l'analoga tecnologia che abbiamo potuto ammirare finora con gli AirTag. Rimane intatta l'impermeabilità IPX4 degli auricolari, che viene però estesa, questa volta anche alla custodia di ricarica. Nessun problema quindi se malauguratamente indossiamo le cuffiette sotto la pioggia e anche se dovessimo accidentalmente riporre il nostro case all'interno della lavatrice dentro una tasca dei pantaloni. Don't try this at home. L'ergonomia rimane esattamente identica a quelle del modello precedente, quindi diciamo che se vi stavano comode quelle di prima generazione, vi staranno comode anche queste e viceversa. Tuttavia, per chi come me non riusciva ad indossare gli AirPods di prima generazione, resterà piacevolmente sorpreso dal gommino XS, che si adatta meglio ad orecchie sensibili ed esigenti. Rimangono a mio avviso abbastanza corti e sottili gli steli sui quali trova posto la superficie sensibile per attivare i comandi touch. Si tratta di un feedback ovviamente soggettivo, ma personalmente continuo a preferire la funzione di tap, che
che era presente sui primi modelli di AirPods. I comandi funzionano bene e sono reattivi, capiamoci. La mia difficoltà sta proprio nel individuare la superficie touch al primo colpo. Ci vuole un po' di impegno e bisogna comunque abituarsi. Detto questo, gli input dei comandi touch sono gli stessi della precedente generazione, quindi un tocco per avviare o mettere in pausa la riproduzione, due per passare al brano successivo e tre per tornare a quello precedente. Poi c'è la pressione prolungata che attiva la cancellazione del rumore in alternanza con la modalità di trasparenza. Il tutto ovviamente settabile dalle impostazioni su iPhone, nel caso in cui volessimo modificare la pressione per ad esempio attivare Siri. La vera novità sono invece i comandi per i controlli del volume. Con uno swipe verso l'alto possiamo alzare il volume, mentre con uno swipe verso il basso lo abbassiamo. Devo dire che una volta capita l'intensità dello swipe, il controllo funziona molto bene e ogni regolazione è accompagnata da un click, ovviamente sonoro, che vi farà pensare di aver ricevuto un feedback quasi aptico. Solite chicche in stile Apple che fanno molto piacere agli utenti. Parliamo ora di quelle che sono le prestazioni di questi AirPods Pro di seconda generazione. Partiamo dalla cancellazione del rumore che era già presente sul modello precedente, ma che qui è stata decisamente migliorata. Un aggiornamento dovuto all'agguerrita concorrenza dei competitor in materia di AMC. È difficile spiegare le sensazioni che si provano nell'utilizzo, ma rispetto al primo modello, AirPods Pro 2 fa un lavoro eccezionale. Il taglio del rumore nelle situazioni più complesse può arrivare fino a 25-30 decibel, un valore assolutamente non di poco conto. Se a questo taglio aggiungiamo anche della musica o un film in riproduzione, ecco che il rumore di fondo viene totalmente coperto in quasi ogni situazione. Anche la modalità trasparenza beneficia della stessa precisione descritta per quella della cancellazione del rumore, in quanto l'analisi che fa il chip H2 dei suoni esterni è stupefacente, perché i rumori più forti e fastidiosi, come ad esempio una sirena di un'ambulanza, verranno filtrati e abbassati in modo da continuare a far sì che si possa sentire comunque tutto l'ambiente che ci circonda, mantenendo comunque un certo livello di comfort acustico. A livello di ascolto musicale fanno decisamente un passo avanti rispetto al modello del 2019. I nuovi driver ad alta escursione, l'amplificatore custom ad alta gamma dinamica, le prese d'aria per l'equalizzazione della pressione e ovviamente il nuovo chip H2 fanno sì che l'esperienza di ascolto con i nuovi AirPods Pro di seconda generazione diventi puro orgasmo per gli audiofili, soprattutto se si usa l'audio spaziale, che non è una novità, ma che in questi AirPods Pro 2 raggiunge un livello di coinvolgimento e immersività ancora più elevato. In termini di autonomia, Apple dichiara circa appunto 6 ore di ascolto con una sola carica e 5,5 se abbiamo l'audio spaziale attivo. In termini pratici di utilizzo ci si avvicina abbastanza a queste tempistiche. Se state quindi cercando delle cuffie con ANC top di gamma e siete all'interno dell'ecosistema Apple, AirPods Pro 2, nonostante il prezzo di vendita, sono sicuramente la scelta ideale per l'ascolto giornaliero e per prendersi un momento di pausa, soprattutto se viaggiate molto. Personalmente continuo a preferire le classiche cuffiette in-ear tipo gli AirPods 3. Ve ne ho già parlato in un video dedicato dove facevo una comparazione di tutte le cuffie dell'ecosistema Apple, ve lo linko qui sopra nelle schede e anche in descrizione. Andatevelo magari a recuperare perché è una analisi completa di tutta la gamma disponibile sul sito Apple e attualmente in vendita. Diciamo però che la forma di questi AirPods Pro 2 resta comunque, a mio modo di vedere, discutibile, in quanto non in tutte le orecchie sono comode, perché possono risultare decisamente ingombranti e talvolta scappare dall'alloggiamento, cosa che non capitava con le AirPods classiche, che trovo ancora oggi migliori cuffiette mai prodotte da Apple.
Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, lasciare un bel like, attivare la campanellina degli avvisi e naturalmente seguirmi sui miei vari social network, ovvero Facebook, Instagram, Twitter e TikTok e naturalmente sul mio blog drappleitalia.com. Vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima ovviamente qui sul canale. Ciao!